Un saluto da Sofia, la capitale della Bulgaria. Come potete sentire c'è musica e come potete vedere ci sono centinaia di manifestanti a celebrare la festa del lavoro per chiedere al governo condizioni dignitose, migliori contratti collettivi e naturalmente l'aumento del salario minimo. La Bulgaria è il paese più povero dell'Unione Europea, ma anche il paese con il salario minimo più basso, pari a soli 286 euro al mese. Lavoratori e sindacati sono qui per esprimere le loro preoccupazioni e per chiedere al governo di migliorare la loro condizione. Ad essere onesta, non so ancora se andrò a votare. Sono delusa da tutti i politici. Fino ad ora ho sempre votato, ma non c'è più scelta, sono tutti uguali per me. Lo so che è triste. Danno speranza alla gente, ma poi non fanno nulla. In passato c'erano molte carenze, ma c'era anche qualcosa di buono. Ricordo che le politiche sociali per i lavoratori erano migliori. Ad esempio, avevamo alberghi per le vacanze gestiti dallo Stato. Eravamo pagati meglio nel nostro lavoro. L'Europa può fare molto per noi, cambiando le cose e innalzando gli standard sociali, in modo che la Bulgaria possa raggiungere gli stessi standard del resto d'Europa. Purtroppo l'adesione all'Unione Europea ha coinciso con la crisi finanziaria e in Bulgaria la crisi è stata molto forte. Per molti anni abbiamo avuto il blocco degli aumenti salariali, questo è il motivo per cui abbiamo lo stipendio più basso e ora cerchiamo di recuperare il ritardo e di accelerarne la crescita. Purtroppo non basta e molti bulgari continuano a lasciare il paese. Ora siamo come un Bangladesh europeo. Qui si fa dumping sociale e fiscale per gli altri paesi europei. Siamo riusciti a ottenere un significativo aumento di stipendio per gli autisti di autobus, ma sempre più autisti sono alla ricerca di lavoro all'estero. Questa carenza di manodopera ci costringe a lavorare molte ore extra e senza fare pause. Multinational corporations, they are global, so we cannot resist. Le multinazionali sono globali, quindi non possiamo resistere solo dal punto di vista nazionale. Per questo motivo noi e i nostri cittadini dovremmo capire che dobbiamo agire come cittadini europei, non solo come bulgari.